Prime impressioni su questo Undecember. È un Diablo-like, con componenti MMO forse in endgame, da quello che abbiamo potuto capire. Ma per adesso è praticamente si gioca come un single player, sostanzialmente, come Diablo, proprio come Diablo. Un sacco di loot, un sacco di indicatori a schermo di livelli superati, achievement raggiunti per ogni piccolissima cagata che facciamo, e questi è evidente che siano tutti dei sistemi per trattenere il giocatore, per dirgli bravo, hai fatto delle cose, ti do delle ricompense, puoi livellare, eccetera, eccetera. Abbiamo visto anche che il level up, il potenziarsi, non è così fondamentale perché la facilità del gioco è molto molto alta. È un gioco facilissimo, quindi non ha tantissimo senso potenziarsi, non diventa una cosa necessaria. E quindi tutti questi oggetti che ti vengono offerti hanno un gran valore. Tutti questi oggetti che ti vengono dati tramite, per esempio, se andiamo di qua, il giornale, gli achievement. Perché hai ucciso 50 creature, 90 creature, eccetera, eccetera. Tutti questi oggetti che ti vengono dati non hanno una gran rilevanza perché effettivamente non è che servano poi tanto, perché il gioco è molto facile. Non ti devi potenziare poi tanto perché il gioco è molto facile. Il gioco è un gioco insulso, nel senso che tu lo giochi perché sì, perché puoi continuare a giocarlo, ti tieni su quella linea di soddisfazione che è subito poco sopra il smetto di giocarlo. Dici, ma vabbè, dai, alla fine, e continua a giocarlo. Ma il gioco non ti dà quasi nulla in cambio del tuo tempo. Questo almeno per quanto riguarda la parte di storia prima dell'endgame. Ora, ovviamente, la grande domanda è: come sarà l'endgame? Abbiamo sicuramente visto che c'è uno shop. E non sappiamo cosa c'è nello shop perché lo shop non è accessibile, ovviamente, durante la demo, perché se fosse stato accessibile, molta gente non avrebbe approcciato il prodotto una volta, che fosse stato lanciato, molto svegli. E quindi probabilmente l'endgame sarà fortemente influenzato dallo shop, dato che questo è un gioco free to play. Dunque, io sinceramente non mi sento di dire che Undecember è un brutto gioco, non lo si può dire, ma è un bel gioco, è un gioco soddisfacente, non si può dire nemmeno quello. Per avere una risposta definitiva bisognerebbe arrivare all'endgame, questo vorrebbe dire però giocare molto, e poi da lì si potrebbe capire qualcosa. Io non so, io non credo di volervelo consigliare. Vi consiglio, se vi piace, se vi interessano giochi come questo, Path of Exile, che è già free to play, è già uscito, c'ha un sacco di contenuti. Un'altra cosa che si può fare è guardare i video di chi ha giocato tanto, di chi è già in endgame, e vedere se hanno riscontrato che lo shop è pesantemente pay to win oppure no. Ad ogni modo, a parte questa caratteristica, questo elemento. È MMO, è pay to win, eccetera, che ancora è da riprovare, ma si va verso quella strada molto palesemente. Com'è il gioco pad alla mano? Non è male, non è male, però il feedback dei colpi, la fisica dei colpi, quindi la soddisfazione nel colpire gli avversari, è sicuramente maggiore in un titolo tipo Lost Ark, per esempio. Nonostante ciò, però, non è male. Le animazioni, gli effetti a schermo delle spell, delle abilità, sono abbastanza soddisfacenti. Anche se c'è un problema di sistema di controllo, perché giocando con il pad, la situazione è questa. Cioè, tu muovi il giocatore con la levetta analogica a sinistra. Se vuoi giocare solo con il pad, per interagire con alcune cose, tipo questo. Cioè, io sono qua davanti, se premo non posso entrare. Per entrare devo cliccare con il mouse. Per cliccare con il mouse devo schiacciare un bottone che disabilita il movimento del personaggio con la levetta analogica sinistra e abilita il movimento della freccetta con la levetta analogica sinistra. E poi posso premere.
e interagire con le cose. Una volta arrivato in un luogo in cui voglio muovermi ancora, devo ripremere il pulsante che locca la freccetta, quindi mettetela anche di fianco dallo schermo, e poi posso utilizzare la levetta analogica sinistra per muovermi. Sarebbe stato più sensato farmi utilizzare la levetta analogica destra per interagire con le cose muovendo il cursore, se proprio volevi farlo, anche se mette c'è un tastino che quando lo premo mi fa interagire automaticamente con le cose senza dover sbloccare la freccetta e portarla qua, forse era la soluzione migliore, sarebbe stata la soluzione migliore. Quindi ci sono, e per questo ci sono i problemi con il pad, e per questo io gioco un po' con il pad, un po' col mouse e tastiera, che è una cosa un po' strana però, no? Come lo Stark, esattamente, Mandrake, anzi. Quindi queste sono un po' le mie opinioni sul gioco. Carino, ma è molto molto facile. Le orde di nemici le fai fuori in mezzo secondo spammando le abilità che hai. Abbiamo fatto prima una prova, abbiamo visto che addirittura un boss può essere tranquillamente battuto stando fermi e spammando abilità. Cioè tu stai fermo, non ti impegni nemmeno per schivare, spammi abilità e il boss lo batti, muore prima che muori tu. Ecco, è evidente che questo è un gioco che appunto vuole farti rimanere lì perché ti dà un sacco di cose, tanta quantità, tanti nemici, tante robe da raccogliere, tanti oggetti nell'inventario, tanti punti esperienza da assegnare ogni livello, 10 per ogni livello, pensate un po' quante cose, ma a livello di qualità invece siamo un po' indietro. Siamo un po' indietro, un gioco che non punta su quello, perché è un gioco pensato con come prima cosa in mente il guadagno. Molto probabilmente dovremmo arrivare ad endgame per dirlo con certezza, ma probabilmente è un gioco che ti fa giocare, vabbè, si lascia giocare proprio sei, ma non ti dà nulla in cambio per il tuo tempo investito, perché praticamente ti fa passare il tempo, è un passatempo. È così facile e così liscio che è un passatempo. Non ti impegna, non ti sfida, non ti emoziona, non ti coinvolge. Ok? Queste sono le mie prime impressioni su Undecember. È un gioco sospettoso. A me non sta convincendo molto, ma ovviamente continuerò a portarvi degli aggiornamenti sul gioco nel caso li scopra io, scopra qualcosa io di interessante, o comunque nel caso mi informi da qualcuno che effettivamente il gioco lo ha giocato per tante tante ore. Grazie mille di aver visto il video e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao raga!